Benvenuti a questa edizione del GT5. Striscia la notizia. Ragazzi, allora, questa sera... Le veline? Le veline! Questo è lui, non è lui. C'è Riscotti che spacca il tavolo. Esatto, c'è tutto del meglio di Striscia Notizia. Giurato che... Allora parlerò come giurato. Apro a fuoco. Allora, questo intanto oggi è lunedì, quindi stasera alle ore 21.10 ci vediamo su Rai 2, ragazzi, per la sesta puntata di Pechino Express, la seconda in Guatemala. Succederanno cose incredibili, quindi non potete perdervela. Un'altra cosa che non potete perdervi è il video che è uscito domenica. Primo, perché è l'ultima tappa dello Strapparty Tour 2016 di Tubor. Secondo, perché abbiamo cantato le canzoni anni 90 sulle persone. Le persone erano entusiaste, perché voglio dire, chi non ama gli anni 90? Quindi lo trovate qui un'anteprima in descrizione, cliccando sul link o sulla scheda qua a destra o a sinistra, non mi ricordo da che parte, vedete il video. E comunque questa settimana qui è davvero speciale. Esatto, perché torna finalmente il vostro format più amato, ovvero Detto Fatto. Questo è il terzo episodio, ma io vi dico una cosa particolare. In questo episodio succede una cosa veramente veramente rivoluzionaria, una cosa che toccherà voi, toccherà noi, toccherà tutti quanti, diciamo. Cioè, guardatelo, perché all'interno di un video ci sarà una cosa molto molto bella, sì. Bella, è un annuncio, diciamo, ci sarà un annuncio, sì, all'interno, sì, del video. Però adesso è l'ora di mandare l'anteprima, perché giustamente è l'unica cosa che volete voi. Cosa no? Dicono dalla regia no? No, niente, non capivo quale fosse il... Ah, perché tu non lo sai. Non lo sai, lo scoprirai anche te, no, che c'è un regista dietro che ti sa cavalletto umano. Ora col Fonac chiamerò Maria, dalla segreteria mi mandi l'anteprima, grazie. Posso dirti una cosa? Sì. Hai un fisico da Dio. No. Sì, ma per Dio intendo Buddha. Ah. Mangia di meno insieme alla tua amichetta, va? Bene, quindi, cari amici di Striscia la Notizia, tornate mercoledì alle 14, come da Lema, quando facevo i soffioni, per vedere il video con questo annuncio speciale all'interno. È comunque bello, scriveteci, mi raccomando, nei commenti cosa... Buonasera. Esatto. Buonasera. Buonasera. Cosa scrivere, cosa fare nel prossimo episodio di Detto Fatto, che sarà per l'appunto il quarto. Tra l'altro, una cosa importante è che noi siamo qui, abbiamo ricreato questo, diciamo, clima di Striscia la Notizia, non a caso, ma per una cosa correlata a quella che succederà all'interno del video, perché la cosa che succederà all'interno del video di solito si va proprio a Striscia la Notizia, ah, a dirla. Chi vuole capito cosa annunceremo all'interno del Detto Fatto di mercoledì. E poi Detto Fatto 3 lo state aspettando da quest'estate, continuate a scrivere quando esce Detto Fatto 3, quindi esce mercoledì, lanciamo proprio la campagna Detto Fatto 3 mercoledì, avvisate gli amici, avvisate tutti che finalmente arriva il nuovo episodio. Ma anche domenica uscirà un nuovo video, quindi domenica alle 14 uscirà il video di Gianluchino, appunto, che fa delle interviste. Gianluchino del pesa 300 kg ormai, vabbè, è alto 7 metri, no, cioè, Gianluchino, Gianlucone ormai, no, vabbè, insomma, è cresciuto ormai, diciamo che per noi ha 11 anni da 3 anni, quindi fra un po' ne compirà 13, insomma, fatto sta, l'ex Gianluchino, ormai Gianluca adolescente, andrà dalle persone, Gianluca Vacchi, mi dicono dalla regia, cioè Gianluchino da grande diventerà Gianluca Vacchi, è un po' il prototipo. Me lo immagino ballare sui tacchi. Sì, è vero. Cosa fa questo Gianluca? In realtà lo sapete già, perché questo video l'avevamo già annunciato, poi però ne abbiamo fatto uscire un altro per questioni di programmazione, quindi andrà dalle persone a fare delle interviste che inizialmente sembreranno delle innocenti interviste fatte da un bambino delle elementari per il giornalino, anche se ormai Gianluca fa il CEPU, le superiori o l'università addirittura. In realtà poi noi lo teleguideremo da auricolare e quindi di conseguenza lui farà delle domande incredibili e sarà preparatissimo su tutti gli argomenti. Anche si passa da Striscia la Notizia a scherzi a parte, cioè nel senso tutta la programmazione, sì, di Canale 5 stiamo facendo, proprio parte anche Amici di Maria De Filippi. O non è la Rai, perché Amber era teleguidata, diceva, è ricordiamo. Vero. Quindi, insomma, quindi tornate questa domenica, allora 14. Oh, grande! Come parte? Perché hai delle... No, hai comprato, scusa, quelle cose che ho scritto. Ma arrivi dalla palestra. Ma che ti arriva qua, cazzo? Ma ci vediamo non so, per non parlo di aghi. Sei nel nostro procedimento. Sì, è vero, è vero questa cosa. Cioè, noi non ce l'aspettavamo. Vieni. Questo arrivo... Un certo stile. Anzi, tu hai già annunciato la roba? No. Si può dire? No, sono proprio scritto. Vabbè, anche lui è una sorpresa, ragazzi. Questa cerchina qui appare in un video che abbiamo già fatto. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. I backstage. Appunto. Luigi, bravo, genio. I backstage ci sta. No, lasciamo. E insomma, stavo dicendo che uscirà un video domenica, quindi alle 14. Poi invece sul secondo canale para cosa uscirà? Il backstage della Candid di mercoledì.
Che è? Che è, non l'ho visto. In realtà non c'è neanche. Non c'è Detto Fatto 3. No, in realtà martedì uscirà. Siamo a casa di Genus a vedere Don Alemanno. Di Don Alemanno. Genus è il personaggio. Ma nel senso, lui rappresenta Genus. Lui è Don Alemanno. Siamo a casa di Topolino, siamo a casa di Disney, capito? Capito, cioè, ma lui è conosciuto come Genus. Non è che no, come conosciuto come Don Alemanno. Vabbè, siamo a casa di Don Alemanno, autore di Genus. A vedere la stessa puntata di Pechino Express, quindi faremo un vlog a casa sua. Chissà com'è casa sua, prendi i crocifissi. Non lo so, questo potrebbe essere. Quindi uscirà appunto la nostra video commento della stessa puntata di Pechino Express in Guatemala. Sai cosa succederà? No, ma avete vinto questa nonna. Che cazzo vuoi? Te ne diventa una, cioè. Tanto che non possiamo dirlo, questa puntata ve la succede. Tu l'hai mai vinta? Una puntata di Pechino Express? No, l'anno prossimo quando parteciperò. Che cazzo vuoi sperare, cagare. Niente, guardate, invece poi giovedì non uscirà il backstage perché non l'abbiamo girato. No, non c'è. Allora faremo una challenge. Ma che challenge, lasciamole fare a chi le sa fare. E invece ragazzi, in chiusura di prossimamente vorrei dire un'altra cosa. Non dire cosa esce giovedì. Non esce nulla, tanto. Non esce nulla. Ragazzi, dirlo però, se non uno ragazzi, giovedì non esce nulla perché siamo stati un po' impegnati a fare quello che poi vedrete mercoledì. No, diciamo così. Siete impegnati con i vostri nuovi amici multiversa ormai. Aspetta, che pangeroso. Aspetta, no, usciremo ogni tanto giovedì. Riciclano. Ma non diremo cosa. Va bene, tanto alla fine qualcosa riusciremo a fare. Sì, esatto. Ma io volevo dire una cosa importante. Ricordiamoci anche a fine prossimamente, che oggi è lunedì, quindi stasera alle 21:10. Pechino Express, ragazzi, su Twitter, tutti a twittare con l'hashtag socialisti. Bravo, Rai 2, 21:10 Rai 2. E poi una cosa da dire, cioè, tanti commentano su Twitter, ci citano e non usano l'hashtag socialisti. Perché no, noi cerchiamo, diciamo, quelli da retweetare con l'hashtag socialisti. Quindi usate l'hashtag socialisti, se no non vi troviamo. Assolutamente. Su Twitter noi cerchiamo quell'hashtag. E poi è la giornata, la serata in cui è più probabile essere retweetati da noi, perché retweetiamo veramente cani e porci. Anche quelli che ci insultano. Vero, tipo, i socialisti sono gli unici antipatici della trasmissione. Retweetato. Cioè, retweetiamo veramente tutti. E poi tornate mercoledì, mi raccomando, perché annunciamo davvero una cosa importante. Un passo importante per la nostra carriera all'interno di Detto Fatto, quindi oltre al video bellissimo Detto Fatto anche questo passo Detto Fatto il film. Guarda la reazione. Sono curioso. Cioè, in realtà un po' lo sapevo, cioè me lo immaginavo. La nostra linea di trucchi, ragazzi. Evviva! Tutti i più belli qui nel show. Da quanti minuti stiamo farneticando? Adesso 4:50. Quello di prima. Anche altri 5 minuti. Sì, siamo abbiamo già fracanato. Loro dei saluti. Basta. Ma dai, facciamo. Dai, fermi a girare. Aspetta, come ha fatto mamma? Dai, vai. Allora mi devo girare. Oh, ma dai, ma come sei volgare? Scherzavo. No. Ma da quanto tempo davvero? Ti sei anche secondo? No, ho trovato il video nella galleria del cellulare quando eravamo a Lubiana. Hai presente? Ricordi quello? Non si è vista la magia perché c'è il. Ok, fa niente. Hai presente quando eravamo a Lubiana che hai fatto quello del cucchiaio piegato? Che facevi? Sì. E prendevi l'altro. L'ho rivisto. Anche se l'ho fatto che tannino, no? Sì, esatto. Sì. Che... Vabbè, vorrei svelarvi l'ultimo segreto. Vi serve. Io lo manderei adesso, farei vedere. Non ce l'ho. Lo passo. Allora, vediamo. Ricordarcelo. Piccolo tutorial su come piegare un cucchiaio, ok? Qui è un ristorante sloveno, perché sono in Slovenia funziona questa cosa qua. Ok, parto subito immediatamente. Allora, il cucchiaio è vero, guardate. Cioè, proprio cucchiai di quelli veri. La Slovenia è famosa per fare cucchiai. Allora, vado e... Serve concentrazione perché l'ultima volta una bambina si è ferita, diciamo, nel mio... Potrebbe non uscire, non garantisco nulla. Ok. Ale, è caduto il cucchiaio. Sei un cretino, vedi? Sei un cretino. E io per chiudere prossimamente vorrei svelare il motivo per cui abbiamo messo un calendario del 2015 di Human Safari al centro della nostra scenografia. Ma non si vede. Il microfono. Ah, non si vedeva. L'ho messo per l'immagine, guarda. No, infatti, sì, lo so che è un'immagine, l'ho preso per svelare. Dai, basta.